Bentrovati, bentrovati a tutti quanti voi. Le notizie si susseguono, controsusseguono. Ci eravamo lasciati a stanotte quando avevamo avuto dunque notizia che il Consiglio di Stato era stato investito del ricorso della FIGC e ora, degli ultimi minuti, appena dunque vi ho cominciato a parlare, che il Consiglio di Stato non ha dato la sospensiva alla FIGC, quindi entro martedì prossimo la carta deve essere consegnata ai legali della Juventus. Si andrà in Camera di Consiglio il 23 marzo, ma la richiesta di sospendere quanto intimato dal TAR non viene presa in considerazione. Dunque, è questo molto molto interessante. Il Consiglio di Stato decide di vanificare la mossa della FIGC, di continuare a mantenere segreta l'ormai famosa carta che Procura Federale e Covisoc hanno negato più volte alla difesa della Juventus. La famosa nota 10.940 dovrà dunque, come stabilito dal TAR, essere consegnata entro martedì prossimo agli avvocati che rappresentano il club bianconero. Quindi la carta martedì sarà consegnata agli avvocati della Juventus. Il Consiglio di Stato non ha dato la sospensiva, questo a dimostrazione della gravità del comportamento della Federazione Italiana Gioco Calcio, di chi ne è, al quale ora la Juventus, i tifosi, l'ambiente, la dirigenza deve fare causa. Perché questo è un comportamento delinquenziale. Il Consiglio di Stato non ha dato la sospensiva ritenendo gravissimo il comportamento della FIGC, ritenendo valido praticamente il ricorso di Paratici e Cherubini, e quindi entro martedì deve venire fuori la carta. È ufficiale, non hanno dato la sospensiva, non l'hanno dunque data, non possono bloccare questa richiesta da parte della Juventus, e per cui nei prossimi giorni sapremo dunque cosa c'è scritto nella carta. È una notizia questa eccezionale per quanto riguarda appunto la situazione, e quindi vedremo che cosa succederà. Però io volevo fare un passo indietro a questo punto e parlare un po' di quello che si era verificato in precedenza, perché il Consiglio di Stato era stato investito appunto dalla FIGC, ma nella sentenza del TAR c'era scritto chiaramente che non poteva esserci un processo senza il diritto di difesa, e su questo aveva ampiamente deliberato. Un diritto che praticamente è stato messo in discussione dall'accusa, da Chiné. Ora passa tutto comunque in secondo piano perché questa situazione si sta chiarendo, questa situazione diciamo va ormai di pari passo con l'importante iter che segue la giustizia sportiva. La Juventus, come sapete, è andata al collegio di garanzia, dove con 9 punti ha cercato di stigmatizzare e quindi di far recedere il collegio di garanzia nel confermare la sentenza del 20 gennaio. È una porcheria quella sentenza, ormai è chiaro ed evidente, ma se vi ascoltate il video precedente, quello che ho detto in precedenza è un complotto bello e chiaro, ci sono i fatti del complotto. Questo è molto molto particolare. In ogni caso c'è qualcosa che va sicuramente rimarcato, e che riguarda i principi della difesa, che sono molto molto particolari.
I risultati ottenuti da Kinè sono soltanto quello di mettere sotto e sopra la Juventus, e in questo c'è riuscito. Ma sotto questo versante, a questo punto abbiamo capito che se la giustizia amministrativa mette mano, scopre chiaramente che la FIGC si comporta male, fa degli errori, fa delle dei chiari abusi, perché sono solo abusi. D'altra parte i maggiori giuristi italiani avevano smantellato quella sentenza del 20 gennaio, una vergogna. Quando io vi dicevo vanno arrestati tutti, quando vi diceva vanno subito querelati, denunciati, e ancor di più il comportamento di Santoriello, che è un comportamento molto molto equivoco, molto dubbioso, al di là di quelle che sono state le sue dichiarazioni in precedenza, perché senza un'ipotesi di reato questo ha aperto un'inchiesta facendo spendere milioni e milioni e milioni di euro allo Stato per arrivare poi all'accusa sportiva, visto che il GIP, il giudice per le indagini preliminari, ha praticamente bocciato tutto il lavoro della procura ordinaria di Santoriello, Genna Carogna, che tutti quanti abbiamo ribattizzato Genna Carogna, cioè lui che si è posto come capo tifoso ultras del Napoli, invece di avere una toga, una serietà professionale, invece di avere una dirittura morale, si è squalificato con quelle dichiarazioni, che poi sono seguite anche da una inchiesta che non poteva essere aperta. Il GUP dovrà verificare se realmente c'era anche la territorialità, perché il 27 di marzo anche la territorialità sarà vagliata, per prima ancora di valutare se rinviare a giudizio o meno gli ex dirigenti della Juventus, i più brillanti, i più vincenti della storia bianconera, con 9 scudetti, tante coppe e soprattutto tante soddisfazioni che hanno dato ai propri tifosi. Sono stati messi in discussione da ultras vergognosi delle proprie curve, che dalle curve passano nelle procure. Una vergogna è Kinè, è Kinè. Proprio lui che è stato la sponda di Santoriello, è stato dunque l'arma letale di Santoriello. Hanno fatto abusi su abusi contro abusi, di cui avremo modo di parlare nei prossimi giorni. Intanto arriva questa notizia interessante. Il TAR dunque ha detto che la carta deve essere data e consegnata ai legali della Juventus. Gravina ha fatto una ulteriore figura di merda ricorrendo al Consiglio di Stato, il quale non ha dato la sospensiva, ha messo in Camera di Consiglio il 23 marzo la discussione, ma ha concesso appunto di vedere la carta. E allora, per quale motivo il 23 la Camera di Consiglio si riunisce se la carta verrà fuori adesso il martedì prossimo? E probabilmente c'è ancora dell'altro, vedremo che cosa c'è, anche perché bisogna chiarire. Io sono stato uno di quelli che non ha mai detto che in quella carta ci sono c'è materiale per inguaiare altre squadre, perché io non conosco quelli che sono i risvolti della carta, cosa c'è in quella carta. Lo vedremo, però le notizie che sono state diffuse è che la carta praticamente è dunque un carteggio particolare. Questa era la notizia di oggi, mi scuso per la tempestività, ma l'abbiamo presa all'una, alle 3:13 di sabato, e subito abbiamo cercato di informarvi. Naturalmente informatevi anche attraverso il mio sito di riferimento sulla Juventus, tuttojuve.net, il mio sito di riferimento sul calcio, calciogol.it. Vi invito ad iscrivervi al canale, vi invito ad iscrivervi alla mia pagina di Facebook e di seguire le vicende che riguardano appunto il calcio e la Juventus. Grazie a tutti quanti voi per aver seguito. La notizia del giorno è questa: il Consiglio di Stato non dà la sospensiva alla FIGC e la carta deve essere consegnata entro martedì. Alla prossima.